con un decreto ben orchestrato, insieme alle banche ci avete derubato, le vostre famiglie avete sistemato, in mutande ci avete lasciato, il nostro voto ve lo siete giocato. Mi sembra che sia chiaro e esprima tutto quello che hanno fatto, il nostro pensiero e le loro malefatte, che per sistemare le loro famiglie hanno rovinato migliaia di famiglie, dei risparmiatori. Sono arrabbiati, delusi, ma non certo scoraggiati gli 80 aretini che sono partiti alla volta di Roma per partecipare alla manifestazione nazionale organizzata dall'Associazione Vittime del Salvabanche. Tra gli interventi previsti anche quelli di Pietro Ferrari, presidente di Federconsumatori Arezzo, e Vincenzo La Croce, amici di Banca Etruria. La manifestazione coincide con l'ultimatum lanciato dai risparmiatori espropriati con il volantino Fuga da Bancatraz, dove si spiega come e in quale maniera poter togliere i propri soldi dalle banche. Una giornata importante oggi perché siamo ormai alla vigilia dell'approvazione dei decreti, quindi sono momenti questi che serve farsi vedere, serve andare in piazza, serve chiedere giustamente quello che ci compete, perché siamo a giocarci le ultime carte importanti, perché questa gente sta veramente rimettendoci tutto il proprio risparmio che ha investito in questa banca. Senta, la rabbia è anche spesso, insomma, viene indirizzata anche purtroppo ai dipendenti di questa banca, cioè alle persone con cui loro poi erano a contatto tutti i giorni. Ma il rischio, era un rischio latente, è un rischio che sta venendo fuori, perché quando la gente è esasperata e quando non riesce a avere le risposte giuste che merita, poi la rabbia si allarga come olio nell'acqua, e con il rischio di andare a colpire delle persone che sono dentro la banca, che sono la prima interfaccia delle persone, perché poi materialmente alla persona gliel'ha venduta quello piuttosto che quell'altro, e si individua in loro il responsabile. Ma in realtà c'è una responsabilità generale della banca, c'era un disegno, c'era un meccanismo, un sistema di vendita di questi prodotti che era inquinato, le cui responsabilità risalgono nel gruppo dirigente di questa banca e risalgono negli organi di controllo, non c'è niente da fare. La Consob e Banca Italia non sono indenni da questo sfacelo e devono in qualche modo porre rimedio.